Bentornati amici in un nuovo episodio PJ Masks Eroi della Notte. Siete pronti a giocare? Eccoci! La missione del giorno è il bastone mistico. Iniziamo! Ragazzi, oggi ho trovato una pergamena fantastica in biblioteca. Racconta la leggenda del Re Dragone. Cosa cosa? Il Re Dragone, un antico e potente dragone che regnava sul mondo. Un dragone? E che gli è successo? La pergamena dice che è stato ingannato da una giovane ragazza che l'ha imprigionato in un bastone mistico e che da allora è sparito. E dai, Geco, è solo una storia. Ma è vera! Dice che il bastone è stato smarrito per migliaia di anni, finché non è ricomparso. Aspetta, non può essere. Aspetta, perché? Cosa dice? Dice che il bastone è tenuto nascosto sulla montagna misteriosa. La montagna misteriosa? Ma il ninja della notte ci è appena andato. Dobbiamo investigare. Ok, alla gatto mobile. Spero che tu ti sbagli riguardo al bastone, Jacob. Non voglio immaginare cosa farebbe il ninja della notte con questo potere. Veloci, mini ninja, prima che arrivino le pigia best. Ottimo lavoro. Grazie. Troppo ridere quando li chiamano le pigiapesti. A voi. Attenzione, c'è un ostacolo lì avanti. Ok, lo vedo. Sì, credo di aver preso tutte le gemme. Boy, raggiungiamo la vetta prima che il ninja della notte evochi il dragone. Sto rilevando un amuleto speciale nelle vicinanze. Tienilo d'occhio. Ok. Ar-u-gor ule oello. Ar-u gor u. Mini ninja, portatemi la pergamena della lingua. Ottimo lavoro! Me lo sentivo, che era da quelle parti. Oh no! Questo è un muro alto. Usa il super gatto balzo per saltarlo. Vediamo se riesco. Ok, presa. Andiamo prima sotto. Andiamo a vedere. E ora torniamo su. Ok. Oh, questo fumo è troppo denso, non riesco a passare. Gufetta! Vento da super gufetta! Geco può spostare l'ostacolo con i suoi muscoli da super Geco. Parla con lui.
Andiamo prima in alto. Bene. Poi in basso. Adesso andiamo in basso. Per fare un super gatto balzo, premi una volta il pulsante del salto e poi premi un'altra volta quando sei in aria. Ok, possiamo tornare in alto. Sono andata a controllare ancora. Oh! Ci fossero state delle gemme nascoste in basso. Adesso aspettiamo. Ok. Perfetto. Qua sotto mi sa di nascondiglio di gemme. Anche di qui andiamo a vedere. Infatti ci sono un sacco di posti nascosti. Ok, non si può andare. Continuiamo. Sto rilevando un amuleto speciale nelle vicinanze. Tienilo d'occhio. Ok. Occhi aperti per l'amuleto di Geco. Eccolo. Continua a raccogliere gemme mentre scali i muri. Continua a raccogliere gemme mentre scali i muri. Continua a raccogliere gemme mentre scali i muri. Certo, gufetta, lo faccio. C'è qualcosa che blocca la strada, ma non posso più tornare indietro ormai. Beh, usiamo muscoli da Super Geco. I muscoli da Super Geco. Facilissimo. Continua a raccogliere gemme mentre scali i muri. Va bene. Ok, qui non c'è niente. E qui bisogna tornare di qua. Perfetto. Continua a raccogliere gemme mentre scali i muri. Ok, prese tutte. No, facciamo un altro salto. Sì. Ok, tocca a gufetta. Oh,
Ben fatto. Ben fatto. Preso. Dove andiamo? Non riesco a vedere nessuno da qui. Super vista gofetta! Eccoli! Là! Grazie alla super vista gofetta sappiamo dove andare. Quasi preso. Raccogli più gemme che puoi. Se le prendi tutte, sbloccherai una ricompensa. C'è un amuleto vicino a te. Cercalo. C'è un amuleto. Allora dobbiamo fare attenzione. Eccolo. Ottimo lavoro. Andiamo, sono poco più avanti. Abbiamo preso tutte le gemme. Sembrerebbe che siamo arrivati prima del ninja della notte. Dividiamoci e cerchiamo il bastone. Vuoi dire questo bastone? No! Oh! Che succede, Pijamask? Il Re Drago vi fa paura? Sì, e dovrebbe far paura anche a te. Perché? Quando lo libererò mi sarà così riconoscente che realizzerà ogni mio desiderio! Non ti permetteremo di evocarlo! Non riuscirete a fermarmi! Mini Ninja, all'attacco! Scudi di Geco! Ali da super gufetta! Oh! Dovrete essere più veloci di così! Super gatto velocità! No, non è mai stato tuo! Lo fa, ma non proviamolo, vi prego! Bah, godetevi questa battaglia, Pijamask, perché questa è l'ultima volta che mi battete! Forza, Mini Ninja, andiamo! PJ Mask, i Pip, Ur... Perché durante la notte abbiamo portato... Bene, amici, abbiamo anche superato questa missione, il bastone mistico, con ben 200 gemme e 3 amuleti. Quindi abbiamo sbloccato una ricompensa. Il ninja della notte ha rubato un'antica pergamena e ha provato ad eseguire un rituale per evitare il Re Dragone. Siamo riusciti a fermarlo prima che fosse troppo tardi. Bene, spero che anche questa volta vi siate divertiti a giocare insieme a me. Lasciate un bel like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale degli amici di Palmi e Mino. Ciao, alla prossima!